Il gossip riguardante la famiglia reale britannica continua a fruttare notizie di interesse pubblico, nonostante il periodo estivo. Recentemente, i riflettori si sono concentrati su Re Carlo III e la regina Camilla, la quale, secondo varie fonti, sarebbe coinvolta in frequenti discussioni con il consorte. Tali battibecchi sembrano essere frequenti, ma non vi è motivo di allarmarsi. Per comprendere meglio la situazione, è opportuno risalire a eventi accaduti nei mesi precedenti. La relazione tra Camilla e Carlo, dopo la diagnosi della malattia del monarca, Camilla ha dedicato le sue energie a prendersi cura di lui, mostrando un impegno tangibile nella sua assistenza. Questo ha portato, secondo le parole del re, a una certa preoccupazione riguardo ai livelli di stress ai quali la regina si sta sottoponendo. Malgrado le tensioni, il legame affettivo tra i due risulta estremamente solido. Liti e disaccordi nella quotidianità, le incomprensioni tra i due sovrani sono parte della vita di coppia. Le ragioni dei loro disaccordi appaiono piuttosto leggere. Mentre Camilla predilige ambienti caldi e accoglienti, Carlo preferisce spazi freschi e ventilati. Nonostante la regina sembra prevalere in molte situazioni, in merito all'apertura delle finestre, è il re a farla da padrone. L'ex segretario alle comunicazioni di Carlo, Julian Payne, ha rivelato che il re non ama stare in casa per lungo tempo e mantiene le finestre sempre aperte. Un incontro nella residenza di Birkhall durante i mesi invernali rappresenta una sfida non da poco, specialmente per chi non è abituato a tali condizioni. Payne racconta di occasioni in cui ha avuto l'impressione di congelarsi mentre cercava di scrivere, in preda al freddo. In conclusione, Carlo e Camilla dimostrano di essere una coppia affiatata, nonostante le loro differenti preferenze riguardo al clima della loro dimora.